i comuni marchigiani stanno pensando di tagliare le spese in bilancio per le mense scolastiche. Succede così anche a Jesi. L'amministrazione comunale, guidata da Belcecchi, infatti, sarebbe intenzionata ad esternalizzare il servizio, dandolo in gestione ad una ditta esterna. Chiaramente c'è il pericolo che questo, il privato comunque faccia un utile su quello che riguarda la gestione della mensa. Questo dà adito e pensiero a tutti noi genitori che comunque se l'appalto è a ribasso sicuramente avremo un servizio scadente qualitativamente parlando, e spero che questo non avvenga. Provenendo da una mensa centralizzata, il cibo potrebbe non venire essere servito nelle medesime condizioni con cui viene distribuito adesso, cioè magari più freddo, la qualità del cibo più scadente, la pasta scotta, ecco, lamentano un pochino questo quando c'è una esternalizzazione della mensa. I genitori non ci stanno e si stanno mobilitando attraverso una raccolta firme per dire no a questa ipotesi, decisi a difendere l'attuale servizio. I genitori sono preoccupati perché l'esternalizzazione può peggiorare il servizio di refezione, in quanto la mensa attualmente offre un servizio di buon livello sia dal punto di vista organizzativo che della qualità del cibo. La politica non deve entrare a pieno titolo su questa, anzi i partiti non devono entrare a pieno titolo su questa iniziativa dei genitori, perché i bambini non hanno schieramenti politici, i bambini non hanno un colore politico, ma i bambini hanno tanti colori. Lungi da me il pensiero di poter fare uno strumento politico, una battaglia su qualcosa che deve essere condivisa da tutta la città. Il comune di Jesi ha preferito non commentare la questione. A breve comunque sarà chiamato a prendere una decisione definitiva.